importante, tutto pronto, si attendono 62.000 fedeli. Sì, veramente sentiamo questa risposta come qualcosa che ci interpella, come qualcosa che proprio il chicco di grano che è caduto sta dando frutto. Pino Puglisi non è conosciuto soltanto dagli addetti ai lavori o da chi se ne vuole fare propaganda, ma Pino Puglisi scende nel cuore della gente ed interessa a tutti. E questa risposta di persone in un periodo di crisi, 60.000 persone che intendono muoversi perché vogliono vivere insieme e dare questo attestato a Pino Puglisi, ci interpella, perché in altri tempi poteva essere del superfluo, oggi la gente si dovrà privare qualche cosa per poter partecipare a questa funzione. Qual è il messaggio che padre Pino Puglisi lascia in questo momento storico così particolare, come diceva, di crisi? Ma credo che il messaggio è sempre lo stesso. Pino Puglisi diceva che se ognuno fa qualcosa, insieme possiamo fare molto. Anche in questo momento di crisi, se ognuno fa qualche cosa, possiamo fare molto ad alleviare le sofferenze della gente, possiamo condividere non del nostro superfluo, perché Pino Puglisi nel svolgere il suo ministero portava la gente a condividere non il superfluo, ma a condividere la vita. Con quante persone ha parlato di volontariato, quante persone ha voluto mettere a servizio del quartiere di Brancaccio. E per poter individuare questa molteplicità di cammini aveva fatto fare uno studio all'inizio del suo ministero per vedere quali erano i bisogni emergenti. È stato ricordato che domani sarà donato, entreremo nella disponibilità di questo terreno, che è un terreno confiscato, e per me è stata una grande sorpresa, perché avevamo chiesto questo terreno quando ancora non conoscevamo i progetti che Pino Puglisi aveva fatto per il nuovo complesso parrocchiale, e coincidono esattamente su questo terreno. Pino Puglisi aveva visto questo terreno come un luogo dove doveva sorgere il nuovo complesso parrocchiale, e nel disegnarlo, evidentemente la parte tecnica è disegnata dall'architetto, ma ci sono tutte le note dettate all'architetto che diceva: primo, la parrocchia deve accogliere tutti, quindi ci devono essere delle aree per i bambini, per i ragazzi, per i giovani, per le persone adulte, per le famiglie. Secondo, nel quartiere non esiste niente, dobbiamo fare un'azione di supplenza per dare uno spazio dove la gente può vivere a dimensione umana rispettato nella sua dignità. Questi sono messaggi fortissimi, e io lo vedo veramente, direi quasi come un miracolo, che Pino Puglisi ci abbia fatto trovare questo terreno. I nostri passi si sono incrociati senza sapere che andavamo nella stessa direzione. Abbiamo sperimentato quello che Pino Puglisi scriveva: non è la quantità degli anni, non sono i 20 anni che ci separano da quel giorno, ma tutti abbiamo camminato con la stessa direzione ed arriviamo allo stesso punto, l'azione dello spirito che guida le nostre scelte e i nostri pensieri.